Ciao a tutti e benvenuti su Pensieri Alternativi. La meditazione che vi propongo oggi è tratta da un articolo dalla serie di Edward Art Supply Hands che si intitola Meditazione del Faraone. Prima di iniziare, vi chiedo semplicemente di godervi questa meditazione e rilassarvi, poi magari se avete qualche considerazione fatemi sapere nei commenti. Trovate l'originale in inglese su Reddit, vi lascio il link in descrizione. Faraone, re, meditazione. L'obiettivo di questa meditazione è arrivare alla sensazione di benessere provata nel raggiungere il desiderio sperato. Sdraiati e rilassati. Rilascia con facilità qualsiasi stress nel corpo. Respira e rilascia. Se hai dolori al petto, all'intestino, ti senti oppresso, rilassati. Chiudi gli occhi e immagina il meglio delle tue capacità. Non deve essere perfetto. Vediti seduto su un trono. Ora immagina qualcuno che ti dà da mangiare dell'uva. Ora vedi qualcuno che ti massaggia i piedi. Senti qualcuno che ti dice che è un onore per loro servirti. Senti che ti chiamano Signore. Di no a qualcosa e lascia che sia un no. Senti il potere delle tue parole e il potere della tua presenza. Senti la calma e l'intensità dell'essere Sua Altezza. Senti Ora passa ad essere Faraone. Al meglio delle tue capacità, vedi te stesso in prima persona in cima alle piramidi. Tu sei il capo di questo territorio che vedi. Vedi la sabbia, il sole, vedi ciò che possiedi. Sei il più alto sovrano della terra, sei divino. Senti il potere di essere sul più alto rango. Tutto ciò che dici va, diventa. Tutto lavora per la realizzazione dei tuoi desideri. Senti la calma dell'abbondanza. Senti la maestosità. Senti come un faraone amorevole e tutte le persone ti amano. Anche se sei faraone, non devi trattare nessuno come se fosse inferiore. Non devi fare sentire nessuno meno perché sai di essere faraone. Gli altri, solo con la tua presenza, sono ispirati. La tua stessa presenza accende la luce della fede nella mente di uomini e donne. Non devi temere.
I tuoi nemici si trasformano in seguaci gioiosi quando entrano nella tua presenza. Tu non hai nemici. Se vuoi qualcosa, la ottieni. Nessuna domanda, tu sei Sua Maestà. Non senti nessun timore, ma un'intensa fiducia in ogni parola che dici. Senti la profondità, l'immobilità e la forza del tuo respiro. Poiché non temi nulla, parli con la massima autorità. Nessuna insicurezza risiede in te, non c'è alcuna necessità di insicurezza perché sei abbondante in tutto. Non temi nulla, la paura ti teme, il male ti teme. Sostieni la più alta forma d'amore per tutta l'umanità. Non perdi tempo a condannare, ma ad incoraggiare te stesso. La condanna, il timore, la colpevolezza è per la mente non illuminata. Tu sei ben oltre e vedi che questo è il tuo sogno. Puoi sognare il sogno del desiderio del tuo cuore e deve accadere. Sai che c'è uno più grande di te dentro di te, il creatore, il sognatore. Tu ami questo creatore, la mente. Quindi metti in essa solo tutto ciò che è amorevole, tutto ciò che è elevato, tutto ciò che è nobile, tutto ciò che è magnifico e attacca solo la più alta delle parole a io sono. Ami il Creatore e il Creatore ti benedice. Tu rispondi con gratitudine e più adorazione. Questa relazione è la più grande di tutte le relazioni. Concentrati intensamente su questo sentimento. Sentilo e non permettere agli umili sentimenti di paura di cercare di trattenerti dalla tua magnificenza. Se non sei disposto a sentire ad un grado sempre maggiore di intensità, di magnificenza, allora perché hai una mente? Puoi fare qualsiasi cosa con la tua mente. Allora perché non fare qualsiasi cosa? Il sognatore è dentro di te. Lascialo sognare e danza una nuova canzone nell'esistenza. Ama quello che hai dentro e in cambio ti amerà. Condannalo ed esso ti condanna. C'è solo uno. Questa meditazione non è una semplice meditazione. Si tratta di cambiare il modo in cui vedete voi stessi e rielaborare l'argilla, la vostra mente e modellarla in base a ciò che volete. Questa meditazione mi ha insegnato quanto io mi ostacoli nella mia mente,
quanto scelgo la mia prigione invece della mia elevazione. Mi ha anche mostrato che la fantasia può innescare la creatività e la sensazione che voglio sentire. Mi ha mostrato quanto posso realmente avere dentro di me. Mi ha insegnato a dire le parole, perché non immaginare questo? E mi ha dato la fiducia di immaginare ciò che voglio. Puoi essere il regale nella tua mente, puoi avere ciò che vuoi nella tua mente. Se non cambia la tua sensazione, allora sei convinto di non averlo. Le uniche volte in cui ho cambiato la realtà e me stesso è stato quando ho effettivamente fatto ciò che voglio nella mia mente. Quando mi libero, tutta la mia sensazione cambia e, come dice Neville, un cambiamento di sensazione è un cambiamento di destino. Fine della lettura. Spero che questa meditazione vi sia piaciuta. Fatemi sapere nei commenti, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale per più contenuti simili a questo.